Io mi chiamo Rosina Filippo, sposata a Scarlato. A Campopiano, montato su, provincia Cosenza. Io sono in Australia dal 1981, però ho lasciato l'Italia nel 1973. Sono stata a Chicago. Ho conosciuto mio marito a Chicago ed era dirigente. Poi vivevo qui in Australia e sono trasferita in Australia, ci siamo sposati dopo 6 mesi. Quando io sono arrivata qua, l'isola era piccolissima, c'era 700 persone che abitava ed era molto triste perché non conoscevo nessuno, però è stato un po' di tempo per fare un po' di amicizia e poi pian piano ci sono fatta tanta amicizia e tanti mi vogliono bene. Continuo sempre a lottare per l'Italia, però mi piacerebbe tornare in Italia, però quello che l'Australia mi ha offerto l'Italia non lo poteva fare. Io sono venuta qua, prima avevo un fast food, poi siamo stati in un altro ristorante in compagnia con l'Isola dei Capri, ci siamo divisi e abbiamo comprato questo locale che sedeva solo 40 persone. E ci siamo riusciti a sedere adesso un 300, piano piano. Cerchiamo di fare un po' di tutto, di tipo che ci italiani, più dalla paesana. E cerchiamo sempre di portare l'Italia un po' avanti, perché l'Italia pian piano, tutti gli australiani ci piace tanto mangiare l'italiano e vogliono tutti copiare l'Italia. Anche magari l'Italia che no, ci ha lasciato andare via dall'Italia, però è sempre l'Italia. E Calabria è sempre, sono orgogliosa di essere calabrese perché è un paesetto piccolo e dalle volte vedo sul Facebook che tutti dicono, amici che tutti dicono sono Cosenza, italiani, però dovrebbero dire anche di dove vengono, perché i paesi piccoli nessuno li conosce. Infatti io ho mandato australiani che saranno in Calabria, a casa mia, dall'Australia, perché vogliono conoscere la propria Italia piccola, non tutte le città grandi, ma le città piccole. La Calabria bisogna essere più pubblicità, che è troppo nascosta, nessuno che la conosce. Io mi ricordo di più la bella gioventù, la poca gioventù, perché io ho lasciato l'Italia dopo 21 anni, però sono tornata quasi negli ultimi 4-5 anni, ogni anno, e mi ricordo tanto le feste che si facevano, quando veniva il carnevale, quando si uccidevano i maiali. La paese hanno un modo molto accogliente, penso io, perché sono più di famiglia e accolgono molto, anche se è uno che non conosci. Io ho perduto mio marito 15 anni fa e mi ha lasciato 3 bambini sotto, la prima aveva 17 anni, 15 e 12, e ho avuto tanti amici che mi hanno aiutato per portarlo avanti, perché senza il loro aiuto non potevo farlo. Di più mio fratello con mia nipote sono venuti qui ad aiutarmi e siamo cercati di portarlo avanti e ingrandirlo, portare il suo nome sempre vivo e ricordare i suoi bei ricordi, perché lui ci teneva tanto. Io lavoro nel ristorante, tutti e 3 figli lavorano qua. Io ho insegnato l'unione della famiglia, stare sempre insieme, di superare ogni sacrificio facendolo insieme, lavorare insieme, cercare di portare la famiglia sempre. Veramente voglio salutare tutti i miei parenti. Nel momento c'è un fratello che viveva in Calabria, in America, si chiama Filippo Salvatore, con la moglie Ida. E poi c'è i miei cugini, tutti, Filippo, i parenti Pina, Passarelli, con marito e figli. E inoltre vorrei dare un tantissimo saluto al padre che vive a Rende, insegna inglese sempre le cucine del mio marito, e anche tutti i parenti che spesso in Italia, viva l'Italia e la Calabria. Io tornerò in Calabria con il mio per 4 mesi, cercherò di aiutare un po' l'Italia, l'economia. C'è il mio ristorante, un amico che ha un ristorante a casa di mio fratello,
chiama il regno di Pulcinella ed è un fa molto tipici calabrese. Mandò un video in televisione facendomi, perché sai che mi piace, a me piace la rapa, sto cercando di metterla nel congelatore la rapa e quando torno in Italia. As a stone.